Daniel Estulin è un giornalista investigativo ed è l'autore del Club Bilderberg, un libro che ha venduto milioni di copie in 70 paesi. L'argomento di cui parla è appunto il fantomatico Club Bilderberg, sospeso tra la mitologia, la leggenda e la concretezza dell'idea politica di un nuovo ordine mondiale, cioè di un governo globale. Lo stiamo intervistando oggi. Che è qui a Bologna per presentare l'edizione italiana del libro, il Club Bilderberg, La storia segreta dei padroni del mondo, edizioni Arianna. Mister Estulin, che cos'è il Club Bilderberg e quali sono i suoi obiettivi? First of all, thank you very much for the time. Prima di tutto vi voglio ringraziare. Vorrei dire che il mio background non è quello di giornalista, ma è quello di ex ufficiale dell'intelligence militare. Prima lasciatemi dire che cosa non è il Club Bilderberg. Il Bilderberg non è un gruppo di cospirazione giudaico-massonica, non è neanche una cospirazione di Illuminati, non è neanche un gruppo di persone che siede intorno a un tavolo con una palla di cristallo davanti e fa programmi per il futuro del mondo. È una società segreta, come pensano molte persone, o come immaginano molte persone. C'è una teoria cospiratoria che ha anche qualcosa di infantile. È una società che si basa prima di tutto sul denaro. Ha un'idea molto chiara di cosa vuole fare e di come vuole dirigere il mondo secondo i suoi interessi. Il Club Bilderberg ha qualcosa a che fare con la famosa commissione trilaterale? E soprattutto, sia la commissione che il club sono semplicemente dei pionieri, degli avanguardisti che hanno intuito prima la globalizzazione e quindi si sono attrezzati per affrontarla, o potremmo annoverarli tra gli architetti, gli orchestratori stessi della globalizzazione e quindi di quello che viene chiamato un nuovo ordine mondiale? Well, first of all of these organizations, and again, they're not secret Queste organizzazioni sono tutti nodi che lavorano insieme. Nel mio libro non parlo approfonditamente di trilaterale o di Council for Foreign Relations, ma mi concentro sul Club Bilderberg. In ogni caso non sono società segrete composte da persone che nessuno conosce, sono società segrete molto potenti, molto influenti, ma composte da persone famose sotto gli occhi di tutti. Bilderberg è la più potente anche perché è la più esclusiva di queste organizzazioni, conta circa 130 membri, mentre Trilateral e Council for Foreign Relations includono persone provenienti da tutto il mondo, dall'Asia, dall'Africa, dall'Europa. È importante capire che quando si parla del Bilderberg, che la teoria cospirazionista che vede una persona che controlla il mondo non è plausibile, è solamente una fantasia infantile. Il Bilderberg si basa sostanzialmente su processi sociali che lavorano insieme e sfruttano questi processi sociali secondo i loro interessi. Qual è la differenza tra il tuo libro, tra la tua inchiesta e le teorie complottiste o dietrologiche di cui parli? Per esempio, tu hai affermato che nell'evoluzione del prezzo del petrolio, che nello scoppio della guerra per l'Iraq, le decisioni del club sono state importanti e fondamentali. Hai le prove per affermare questo? Very good question. Thank you for Grazie asking. Per aver fatto questa domanda. È importante capire ancora una volta qual è la filosofia d'azione che si cela dietro il gruppo Bilderberg. Ancora è importante ribadire che si basa su processi sociali che sono in atto da 600 anni. Lo scopo è sempre lo stato lo stesso. Negli ultimi 600 anni come negli ultimi 50 anni, distruggere gli stati-nazione. Va tutto indietro al Trattato di Firenze del 1453,
439 e si riferisce anche al Stato-Nazione francese che è nato sotto Luigi. Lo Stato-Nazione ci ha dato delle cose importanti, sia come idea, sia perché ci ha garantito una Costituzione, un diritto naturale e uno Stato sociale. Dal punto di vista filosofico, uno degli obblighi della nazione nei confronti dei suoi cittadini è assicurare l'immortalità umana, sviluppare, progredire, e si può fare questo solamente lavorando sullo sviluppo della mente. E ovviamente il Bilderberg e la gente che ruota attorno al Bilderberg è l'impero del denaro. C'è stato un scontro fra questi due modi di pensare, che si rifà anche a grandi personaggi del passato come Dante, come il cardinale Nicola Cusano, che si sono battuti su questo campo. Sei riuscito nella tua indagine a produrre dei documenti, a ritrovare dei documenti che, mi rifaccio la domanda di prima, che comprovino la corresponsabilità del club nelle decisioni importanti di cui parlavamo prima, petrolio, Iraq, e sei riuscito, tra le altre cose, anche ad avere delle testimonianze dirette? Sei riuscito a parlare e ad ottenere delle risposte da personaggi in qualche modo coinvolti in una o più riunioni del club? Per quanto riguarda il petrolio, bisogna dire che questo è un impero del denaro, un'unica compagnia mondiale che dirige tutto quello che riguarda. Sempre per quanto riguarda l'olio, non è stata una sorpresa che nel 2008 il prezzo del greggio sia schizzato a $120 al barile, mentre poco dopo si è sceso fino a 30. I nemici naturali del club Bilderberg sono gli Stati-Nazione, in particolare i due nemici più temibili sono Russia e Cina. Ma come si fa a distruggere Russia e Cina? Questo è il modo per distruggere i due nemici principali. Facendo salire molto il prezzo, si colpisce la Cina, che non ha riserve di petrolio, che però del petrolio ha bisogno, perché tutto quello che tutte le attività economiche cinesi si basano ovviamente sull'energia ricavabile dai combustibili fossili. Allo stesso modo si colpisce la Russia facendo precipitare il prezzo del petrolio, perché la Russia è un grande produttore di petrolio e quindi l'economia russa risente fortemente dell'abbassamento dei prezzi di questo bene. Hai avuto degli interlocutori diretti? Persone appartenenti al club o che ci sono passate? La differenza fra me e tante altre persone che hanno investigato sul club Bilderberg è che io non sono un giornalista, ma sono un ufficiale, un ex ufficiale decorato dei servizi segreti. Dei servizi segreti? Della Spagna? Contro-spionaggio, no, Russia. Russia, servizi contro-spionaggio. Segreti. Contro-spionaggio russo. Però ho lavorato con tutte queste persone perché avevamo tutti quanti lo stesso scopo, cioè quello di svelare i segreti del Bilderberg. C'è molta gente che conosce questo piano, che in realtà è un piano molto vecchio. La gente normale non può fare niente, però tutti noi che stiamo lavorando per questo scopo oggi possiamo fare qualcosa. E il tuo allontanamento, mi sembra che sia così, il tuo allontanamento dall'uniforme, dal controspionaggio russo, ha a che vedere con l'esposizione che tu hai avuto grazie alla scrittura di questi libri, grazie all'investigazione? E l'investigazione è qualcosa che parte nel momento in cui tu lavoravi per i servizi segreti o è qualcosa di successivo? It was a bit of an accident, actually. Back in 1992... Nel 1992 vivevo a Toronto in Canada e anche mio padre, abuelo, il mio nonno era un ufficiale del KGB. E
lui aveva un amico che era un agente che lavorava sia per il KGB che per l'MI5 aveva scoperto che lavorava per due servizi segreti e quindi lui è stato costretto a scappare. Lui mi passò dei file relativi a queste investigazioni, io al tempo ero solamente un comune cittadino e mi descrisse anche una serie di eventi che sarebbero successi nel futuro. Eventi comunque non troppo lontani nel tempo da non poter essere seguiti e verificati. Un evento in particolare era la separazione del Canada in due paesi, uno di lingua inglese e uno di lingua francese, da operarsi mediante la creazione appunto dello Stato del Quebec. Questo è un piano che risale a un'iniziativa di Ronald Reagan e George W. Bush. Quando Reagan divenne presidente gli fu detto che gli Stati Uniti erano in bancarotta, l'economia americana era a collasso e che forse l'unico modo per risollevare la situazione era quella di accorpare gli Stati Uniti con il Canada. Nel 1981 fu detto appunto a Reagan che l'unica maniera per salvare l'economia era che Stati Uniti e Canada convergessero in questa unione nordamericana e questo sarebbe dovuto succedere nel 1995, 3 anni dopo che incontrai questo amico proveniente dall'MI5. Arrivò il 1995 e io capii esattamente cosa stava succedendo proprio perché avevo una chiave di lettura e mi chiesi se il primo ministro canadese, il presidente degli Stati Uniti non decidono veramente, chi decide nel mondo? Così come lo prospetti tu, il Club Bilderberg è una specie di nemico pubblico della democrazia, intesa come concetto, ma intesa anche come applicazione nazionale in ogni singolo Stato. Esistono degli strumenti legali con cui il cittadino comune, con cui il giornalista investigativo possa chiedere, se non la chiusura del club, almeno una manifestazione pubblica, una pubblicazione dei contenuti, cioè qualcosa che renda il club più trasparente rispetto a quello che è oggi. Abbiamo gli strumenti legislativi, abbiamo la voce democratica per farlo? Cioè, se è un pericolo, quali sono le armi per contrastare questo pericolo? Well, first of all, I don't believe in democracy. I think democracy is crap. Democracy is garbage. I believe in liberty and freedom. Prima di tutto io non credo nella democrazia. Credo che la democrazia si possa considerare spazzatura. Io credo negli ideali di libertà che dipendono dalla mia cultura classica. Se guardiamo al Bilderberg come un evento isolato, ricadiamo nell'errore di pensare a questa teoria cospirazionista. Ma se lo guardiamo come un fenomeno sociopolitico che si prolunga lungo tutta la storia, comincia ad avere un significato per se stesso. L'obiettivo del Bilderberg è rendere la gente più stupida, perché se la gente è stupida è più facile controllare il mondo. È difficile controllare il mondo e manipolare le persone se le persone sono intelligenti. E infatti il sistema educativo americano, italiano, canadese, europeo è basato sulla un'educazione scolastica basata sul risultato, quindi tecnica che si concentra su obiettivi specifici, non formativa realmente. E, un impero americano, un impero europeo, insomma tutti gli imperi diciamo continentali fanno tutti parte di un impero globale che va contro gli insegnamenti classici che appunto possono essere realmente formativi e che vengono, come dire, osteggiati dai sistemi che lavorano per questi imperi. Per sconfiggere questi imperi la cosa più importante è educare le persone. E
fargli capire che la maggior parte delle cose che vediamo, che leggiamo, che impariamo non sono in realtà importanti. La cultura classica è la cultura da insegnare e da perseguire, perché è l'unica che forma realmente, contrariamente alla cultura popolare. Perché parlano sempre di impiego, di occupazione, come si rende stupida la gente? Un lavoro da ingegnere lo dai in Cina, alla persona italiana fai pulire i gabinetti. L'industria tessile italiana è stata distrutta, c'è stato un piano preciso mirato a distruggere l'industria più antica d'Europa. Distruggere la cultura classica vuol dire annientare l'animo umano e far diventare le persone come degli animali. Questo si vede anche per esempio nella musica, la sostituzione della musica classica con musica heavy metal, musica rap, che appunto abbassano il livello culturale, spirituale dell'uomo. È un attacco silenzioso da tante direzioni diverse allo spirito dell'essere umano. Loro vogliono tornare a un sistema di governo come poteva essere quello feudale, una oligarchia in cui le persone comuni sono schiavi, che lavorano nei campi, che muoiono nei campi, e loro governano sostanzialmente il mondo. Ma questo è possibile solamente attraverso un piano a lungo raggio. Ancora una volta è opportuno ribadire che non è realistica l'ipotesi che vede una sola persona che tira i fili e comanda il mondo. 7 billion people, they need far fewer people. Dunque, la storia che lei racconta è la storia di un nuovo assalto imperialista, con la semplice variante che questo assalto non viene compiuto, come la storia ci ha raccontato precedentemente, da uno Stato nazionale, ma viene compiuto da una sorta di rappresentanza trasversale a tutti gli Stati e che rappresenta soprattutto la finanza. Una delle ultime conquiste, se si può dar credito alle rivelazioni di certa stampa anche autorevole, sarebbe la presidenza del Consiglio europeo. Pare infatti dai racconti che è possibile insomma trovare soprattutto in testate come Peace Reporter, ma non solo, anche su affariitaliani.it se ne è parlato. Pare che in una delle ultime riunioni dopo quella ufficiale di maggio di quest'anno si sia deciso il nome di chi sarebbe diventato il presidente della Commissione europea e che così sia stato. Cosa c'è di vero in questo? Well, you know, anybody in any position of power, be it in Europe, be it in Italy. Chiunque occupi un posto di potere importante in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, dipende da un'organizzazione privata. Tutte queste persone di cui si parla diffusamente in molti siti cospirazionisti dipendono dal Bilderberg, questo è ovvio, devono dipendere dal Bilderberg, però Jean-Claude Trichet, governatore della Banca Centrale Europea, Lady Ashton, Tony Blair, non sono in realtà importanti, sono dei semplici comprimari. Queste persone possono al massimo servire il caffè, le persone veramente importanti non le conosce nessuno perché non vanno sui giornali, non vanno in televisione, appunto i loro nomi sono sconosciuti. Una delle persone più importanti del mondo è proprio italiana. E il nome di questa famiglia, che è una antica famiglia della nobiltà veneziana, è Frescobaldi. Ogni casa reale europea ha un grado di parentela o comunque un collegamento con la famiglia Frescobaldi. Il presidente dell'Unione Europea, per esempio, su cui si concentra l'attenzione della maggior parte della gente, è in realtà solamente un portavoce di persone ben più importanti, di cui ovviamente non si conoscono i nomi. Questo ancora fa riferimento a quello che dicevo prima, di manipolare il modo di pensare della gente. Se ci si concentra su Lady Ashton, su Tony Blair o su Obama, in realtà non ci si concentra sulle persone realmente importanti. Una delle
degli obiettivi più importanti del mio libro, e sono molto grato al mio editore italiano per averlo portato in Italia, è rendere la gente capace di pensare autonomamente, di concentrarsi su quello che è realmente importante. E se la gente diventa indipendente dal punto di vista del pensiero, è immune da tutto quello che viene detto dai giornali e dai mass media, diciamo, appartenenti al mainstream, perché il loro lavoro non è quello di dire la verità, è quello di mentire e dire quello che si vuole che la gente sappia. Gianni Iotta è un chiaro esempio dei media italiani che non lavorano per la gente, ma lavorano sostanzialmente per questa organizzazione segreta. In un'altra intervista tu hai raccontato che qualcuno ha cercato di corromperti, qualcuno ha cercato di ucciderti, qualcuno ti ha offerto un assegno in bianco pur di farti tacere. In cosa consiste il tuo metodo investigativo? Chi sono le tue fonti? Well, I can't really discuss that very much because again it's Sì, questo è un argomento di cui non posso parlare molto diffusamente perché fa parte del modus operandi di un agente segreto. Comunque nell'ultimo G20 che si è tenuto a St. Andrews in Scozia c'erano più di 500 agenti che operavano per la sicurezza, però con tutti questi agenti, con tutte queste guardie che proteggevano il meeting, io e il mio staff siamo riusciti a infiltrarci, rubare i documenti e portarli via e pubblicarli. Però se dopo tutto questo la gente ancora non capisce quello che sta succedendo, allora non c'è veramente modo di farglielo capire, perché tutto quello che viene detto in televisione, che si legge sulla prima pagina dei giornali, è una grandissima bugia. Grazie. Thank you. Thank you.